Un bene confiscato alla criminalità battipaglia avrà nuova vita. La struttura ospiterà infatti una mostra dedicata ad Italo Calvino. Un modo per far rinascere un bene che sarebbe stato altrimenti utilizzato per scopi non legali né costruttivi. Per noi ha un significato importantissimo questa inaugurazione, perché significa riaprire anche dei locali confiscati alla criminalità organizzata che tornano a vivere. Doniamo a questo luogo una seconda vita all'insegna della cultura e della legalità per i ragazzi di Battipaglia, per i cittadini di Battipaglia. L'itinerario è bellissimo perché attraverso le immagini rimanda alla narrazione, quindi significa recuperare i testi con le immagini. Ci sono illustratori importantissimi, già molto affermati, ma ci sono anche dei giovani illustratori selezionati attraverso un contest che è stato promosso proprio dalla Fiera di Bologna. Quindi un evento importantissimo per la città di Battipaglia, un fiore all'occhiello per il nostro programma Il Maggio dei Libri 2023. È un grande piacere per me essere a Battipaglia, vengo da Bologna, B2B è stato un gioco che con gli amici e l'assessore in primo luogo abbiamo fatto subito all'inizio, lanciandoci quasi una sfida. Io mi sono sentita provocatoria perché ho detto: se vuoi fare qualcosa di veramente innovativo, di veramente rivoluzionario nella maniera delle rivoluzioni, quelle dolci che portano solo benessere e cultura, devi portare questa mostra che sarà solo a Bologna, a Parigi e a Castiglione della Pescaia, dove Calvino è morto. Dopodiché l'Italia sembra assolutamente disinteressata. Beh, qui oggi siamo a testimoniare il fatto che la volontà delle persone, la solidarietà, il fatto di fare le cose insieme, di capirsi, conta. Questa è l'Italia che mi piace. Ho visto un luogo abbandonato, oggi lo vedo riacceso, pulito, con una progettualità incredibile, perché dopo aver ospitato questa mostra cominceranno i lavori per ospitare la biblioteca. Quindi, insomma, i granai per lo spirito, come li chiamava Marguerite Yourcenar, noi siamo pronte a riempire di libri come granai per lo spirito.